Io e te staremo insieme. A quanto pare, durante la mia assenza, il paesaggio è cambiato parecchio. Soprattutto il sottosuolo, direi. E così, finalmente, i Kamui si sono risvegliati. Devo proprio passare a salutarli prossimamente. Quel ragazzo tiene in mano un oggetto molto pericoloso. Sarà uno dei miei compagni messaggeri del Drago della Terra. Credo che l'ora sia giunta, anche se non ho tanta voglia di entrare in gioco. Una spada sacra è stata sigillata, lo sento. Di conseguenza, altri adesso stanno convergendo qui. Sono altri tre tra i messaggeri del Drago della Terra. E uno di essi ha la mia spada sacra. Qui nell'istituto la spada sacra verrà difesa ad ogni costo, fino al giorno in cui lei verrà chiamato a impugnarla ancora. Confido in voi. Adesso andrò a trovare Hinoto. Ho una cosa da chiederle urgentemente. Vi stavamo aspettando, amici miei. Venite pure avanti. E così, alla fine, vedo con piacere che tutti i seguaci del Drago del Cielo si sono riuniti sotto un unico tetto. Voi dovete essere il domatore del vento e la domatrice del fuoco. E voi siete un membro della famiglia Sumeraghi, non è così? Sommo Sumeraghi, vi sono estremamente riconoscente per aver salvato Kamui come avete fatto, rischiando la vostra stessa vita. La Somma Arashi e Sommo Saiki mi hanno riferito quanto accaduto. Deve essere stata una vicenda molto dolorosa. Hinoto, ascolta. Restate calmi. Io mi fido ciecamente di Kamui. E voi vi fidate della vostra principessa, no? Yen, so io. Tornate al vostro posto. Stando a quanto mi hai detto, tu riesci a vedere il futuro, non è così? Ma se sai tutto ciò che succederà, sapevi anche quello che stava per accadere a Fuma e Kotori, giusto? Taci come hai taciuto allora. Hai evitato di rivelarmi l'unica cosa che avrei voluto veramente sapere, Hinoto. Dimmi, perché l'hai fatto? Sì, io avevo visto in sogno che quella fanciulla sarebbe morta. Capisco bene quanto tu abbia sofferto, Kamui, ma se la principessa non ti ha detto nulla, doveva avere le sue ragioni. Sì, ma dal punto di vista di Kamui è inevitabile portarvi rancore. Lo capirete anche voi, principessa. Noi stessi qui riuniti stiamo mettendo a rischio le nostre vite per la causa. Deve regnare la massima fiducia fra di noi. Sto forse sbagliando? No, avete ragione. Principessa! Non temete, Sommo Saiki. Ma questi discorsi... La fiducia è la cosa più importante, Daisuke. Ora vi spiegherò i miei motivi. Tutti gli eventi si sono intrecciati seguendo il disegno del destino. La madre di Kamui ha dato la sua vita in un sacrificio dell'ombra e seguendo le sue ultime parole, lui è venuto a Tokyo. Ma qui scopre che la spada sacra che gli spetta di diritto è stata rubata. Quindi il sacerdote del tempio Togakushi trova la morte. Neanche la Somma Tokiko Magami muore dopo aver partorito una seconda spada sacra dalla sua stessa carne. E alla fine anche quella fanciulla non c'è più. Così tante persone attorno a Kamui si sono lasciate travolgere dai frangenti di un destino terribile. Io non voglio credere che il futuro sia già scritto. Come già una volta vi avevo detto in un nostro precedente incontro, nel vostro caso esistevano due possibili futuri. Quello del Drago del Cielo, in cui avreste protetto la conservazione, e quello del Drago della Terra, in cui avreste bramato il cambiamento. E ora voi avete scelto uno di questi due futuri.
Io non posso sapere qual è la giusta soluzione per il mondo. A me non interessano né i draghi della terra né i draghi del cielo. No. Ciò che io desidero è solamente proteggere il luogo in cui Kotori e Fuma potranno essere felici. E nient'altro. Hai fatto la tua scelta, pare. Hai preferito al cambiamento la conservazione. Fuma. Hai scelto il futuro di uno dei sette sigilli del Drago del Cielo. Non è così? Nel momento in cui voi avete definitivamente scelto di essere il Drago del Cielo, è sorto un altro Kamui. Un altro Kamui? Ma allora lui... Sì, proprio così. È il Kamui del Drago della Terra. L'esistenza di due spade sacre corrisponde all'esistenza di due Kamui separati e distinti. Esistono due Kamui? Quel ragazzo di nome Fuma è nato portando sulle spalle il peso di un destino spaventoso. Essere la vostra stella gemella. Già da qualche tempo la sua seconda personalità era sul punto di emergere. Sono sicura che voi per primo ne avevate provato sentore. Kamui. Sì, è così. Io sono l'altro Kamui. Lui è la vostra stella gemella. Colui che, indipendentemente dal fatto che voi, vero Kamui, aveste scelto il cielo o la terra, avrebbe occupato il posto rimanente. Questo era il vostro destino e insieme il destino di quel ragazzo. Ma se io invece avessi scelto il drago della terra, cosa sarebbe accaduto? Forse né Fuma né Kotori avrebbero subito un destino così crudele. No, purtroppo. In quel caso la personalità che vi anima sarebbe cambiata e quella fanciulla sarebbe morta per mano vostra. Avrei ucciso io Kotori. Non è possibile, no! Lei era destinata a essere uccisa da uno dei due Kamui. Non c'era scelta che potesse evitarlo. Capite ora, sommo Kamui, perché non ho avuto cuore di mettervi a conoscenza di un destino tanto spietato e terrificante. Vi prego, quindi, perdonatemi. Ascoltami, Hinoto. Kamui. C'è un'altra cosa che voglio che tu mi dica adesso. Fuma potrà mai tornare quello che era prima della mia scelta? Questo neanche io posso saperlo. Tuttavia, una cosa soltanto posso dirvi. Se un giorno dovesse riemergere la personalità del Fuma che conoscevate, lui non dimenticherà ciò che ha fatto nel frattempo. Non dimenticherà di averla uccisa. Sì, capisco. Ma non importa, ho preso una decisione. Lo riporterò indietro. Farò tornare Fuma a quello di prima. Mi hai detto tutto quello che volevo sapere. Grazie, Hinoto. Tu dici che questo è già scritto, ma io non ci credo. Perché il mio futuro lo decido io. Così alla fine sono tutti in scena, i sette sigilli del Drago del Cielo e i sette messaggeri del Drago della Terra. Finalmente avrà inizio il combattimento finale che deciderà la sorte del mondo. E mia cara sorellina, io non vedo l'ora.